Buongiorno a tutti, è un grande piacere ospitarvi all'interno del Salone del Museo della Carta. Quello che andremo ad inaugurare oggi sono alcune nuove installazioni che sono state volute dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Valle delle Cartiere, dal Comune di Toscolano Maderno, e sono state elaborate anche in collaborazione con il contributo della comunità bresciana proprio durante il periodo del Covid. Qualcuno di voi forse si potrà chiedere come mai in un periodo di così grossa difficoltà eccetera eccetera si è pensato di ampliare le capacità espositive e il materiale esposto all'interno del Museo della Carta. Ecco, io sono convinta che la cultura e il tramandare la cultura e la scuola e tutte le attività formative in genere siano essenziali per lo sviluppo dei nostri giovani, di una comunità consapevole e per migliorare la qualità del vivere sociale. Ed è per questo che anche con la nostra giunta, ma anche con, come dicevo prima, i componenti del CDA, si è deciso di investire, ancorché il momento economico era difficile, però di investire su qualcosa che vada a arricchire quello che Alessandro poco fa definiva come un gioiello della nostra comunità, il nostro Museo della Carta. Allora, innanzitutto benvenuti e grazie per essere qui. Per noi oggi è un giorno importante non solo perché inauguriamo una nuova parte del percorso espositivo, ma di fatto inauguriamo anche la ripresa delle attività del museo nei confronti del pubblico. Dopo un anno e mezzo di difficoltà, un anno e mezzo durante il quale il museo è stato, diciamo così, ha dovuto limitare le proprie attività, ma le attività di cura delle collezioni, di ricerca e di studio non si sono interrotte. E proprio durante questo periodo in realtà sono venute a maturazione due progetti, in realtà separati, che hanno avuto anche genesi diverse, ma che diciamo sono unite in un unico obiettivo, quello di valorizzare quello che io ho sempre definito il tesoro del Museo della Carta, che è una collezione di testi stampati da Alessandro Paganini qui a Toscolano all'inizio del 1500. Il primo progetto, quindi la prima sala, che si chiama Lo studiale di Alessandro Paganini, è un progetto in realtà iniziato nel 2019, che è stato sostenuto inizialmente dal Comune di Toscolano Maderno e poi si è aggiudicato nel 2020 un contributo di fondazione della comunità bresciana. E, è partito proprio dopo l'esperienza positiva che avevamo fatto con Svelab nella realizzazione di un tavolo interattivo. È partito proprio dal cercare di offrire al visitatore non solo delle nozioni, ma principalmente un'esperienza. E quindi come prima cosa abbiamo riprodotto 5 edizioni, quelle che ritenevamo le più significative, dello stampatore Paganini, su carta fatta a mano a Toscolano, che utilizza le stesse materie prime che ha utilizzato Paganini nel passato, anche perché ecco, Paganini non era solo uno stampatore, ma sappiamo che nel 1517 acquista una cartiera in località Luseti e quindi era anche cartaio. Quindi abbiamo studiato, analizzato la sua carta, l'abbiamo riprodotta e abbiamo riprodotto i libri. Serviva però una voce narrante, qualcuno che da quei libri facesse uscire le storie e anche le curiosità, magari non così leggibili solo sfogliandolo. E allora abbiamo fatto ricorso alla cultura figurativa dei primi del Cinquecento. In particolare ci siamo fatti ispirare da questo quadro, che è un quadro famoso del Bronzino, che raffigura una giovinetta con un libro. Questa giovane ignota, perché in realtà non si sa chi sia, ha per noi un'importanza particolare, perché il libro che ha in mano è uno dei testi stampati dal Paganini, è il formato 24esimo. È una delle storie che hanno tramandato il nome dei Paganini. I Paganini sono i primi a inventarsi, diciamo così, il formato tascabile. Siamo all'inizio del Cinquecento, la stampa è una novità, ma cambia anche il metodo di lettura. La lettura da, diciamo,
un'attività per gli studiosi, diventa qualcosa che appartiene alla quotidianità. Mentre la seconda sala che inauguriamo oggi riguarda invece un progetto tutto legato a questo anno, perché ricorrono i 500 anni di una delle edizioni di Alessandro Paganini. Una delle edizioni più particolari, almeno per due motivi, e che meritava di essere ricordata nel nostro museo, perché si chiama Edizione Toscolanense, quindi solo per il nome che essa porta, e nel campo degli studiosi è ricordata proprio come l'edizione di Toscolano, dovevamo parlarne. Questa edizione, vi dicevo, ha due particolarità. La prima è quella di essere senz'altro l'edizione più bella, perché è un libro illustrato, è un libro piccolo e particolarmente curato ed è ancora ad oggi, dagli appassionati del settore, un libro ricercatissimo e preziosissimo. La seconda particolarità di questa edizione è che la storia di questo libro c'è stata, non abbiamo voluto inventarcela in realtà, perché c'è stata raccontata direttamente da Alessandro Paganini stesso. E noi siamo quindi partiti da lì, da quell'incontro avvenuto qui a Toscolano tra lo stampatore e lo scrittore. Ci siamo immaginati il loro incontro e da questo incontro, da questo dialogo, emergono alcune caratteristiche dell'edizione, come per esempio le immagini, vi dicevo prima, il formato, con formato in 16° mezzo foglio, quindi anche questo è un formato piccolissimo, ma siamo andati anche alla ricerca di alcuni aspetti inediti che presentiamo qui per la prima volta, come per esempio la filigrana presente nella carta utilizzata dai Paganini, che è una filigrana che vedete qui. Era tagliata a metà perché appunto il formato è piccolissimo, quindi il foglio viene tagliato a metà, riproduce un'ancora e è importante l'individuazione della filigrana perché la filigrana identifica la cartiera che l'ha prodotta e un tipo di carta. E siccome, come vi dicevo prima, i Paganini erano anche produttori di carta, questo avvia, apre un filone di ricerca che appunto ci porterà a scoprire anche che importanza ebbero da un punto di vista, diciamo, della produzione della carta. Io aggiungo giusto due o tre cose. Noi siamo appunto una società di Cantù, ci occupiamo di fare installazioni interattive multimediali per musei. Il nostro scopo, voglio dirvelo perché poi vorrei che mi date la vostra opinione una volta che uscite dalle installazioni. Il nostro scopo è fare in modo che nei musei le persone possano entrare, che sono le persone che entrano, e uscire con qualcosa veramente in più, ma qualcosa che le colpisca veramente da dentro. Questo è il motivo per cui facciamo le installazioni interattive. Noi vorremmo, nella nostra idea più totale, fare in modo che le persone vanno via, escono dai musei, che veramente si sono portate via qualcosa di più e qualcosa che riescono a rivedere nella loro vita. Quindi non ci interessa molto l'effetto scenografico, infatti non vedrete cose scenograficamente pazzesche, ma ci interessa molto di più che ci siano elementi che vanno a colpirci e che ci portano veramente a qualcosa che sia interno in noi, che sia veramente dentro di noi. È nelle storie che c'è la nostra memoria, quindi se noi riusciamo a ascoltare delle storie, poi sicuramente ci portiamo via queste storie, quindi vi porterete, spero, via la storia di questa moglie di Paganini, che è la moglie di Paganini e quindi ha tutte delle sue cose, ha dei suoi interessi, gli piacciono di più alcuni libri, altri meno. E invece nella seconda installazione dedicata al Baldus, quindi per i 500 anni di questo libro, abbiamo voluto inserire un elemento nuovo, il discorso del dialogo. Ci sembrava evidente questo fatto del dialogo perché abbiamo Polengo e Paganini che dialogano tra di loro, dialogano attraverso delle lettere che addirittura vogliono stampare e inserire nell'edizione toscolanense. E quindi ci siamo appunto inventati, voluto romanzare questo dialogo tra i due. Qui in realtà l'interazione, come vedrete, è più semplice, stiamo parlando di non entriamo in contatto con elementi ma schiacciamo dei pulsanti, però qui non era tanto importante l'interazione quanto appunto il fatto della multimedialità che sta dietro e quindi di questo dialogo tra i due personaggi. Oltre a questo personaggio avrete degli elementi all'interno della stanza che vengono illuminati in alcuni momenti e che vi danno, che attirano la vostra attenzione, quindi sulle 54 xilografie realizzate apposta per questa edizione, una cosa sicuramente
di grande peso, e anche sulla modalità di stampa, quindi c'è un torchio in cui appunto potete vedere effettivamente dal vivo esattamente cosa succedeva. Volevo chiudere facendo i ringraziamenti, perché è stato un lavoro non solo fatto assieme a Sfelab, ma in realtà è stato un lavoro che ha coinvolto anche altre professionalità. In primis è Toscolano Paper, che ha realizzato la carta, che ha riprodotto la filigrana, Graziano Pedersoli, che è il sarto, che ha ricostruito l'abito che poi vedrete esposto, Diletta Bozzetti, che è l'attrice che ha interpretato la moglie del Paganini, e la regista Francesca Sattaflores, che mi ha aiutato nella scrittura dei testi, nella resa teatrale di questi testi. E poi da parte mia il ringraziamento al sindaco, al comune e alla Fondazione Valle delle Cartiere, che crede e sostiene i miei progetti.